sa, prova. Si sente? Si sente bene? Alza un pochino perché, ecco, sa, prova. Buonasera a tutti e benvenuti al quinto appuntamento della LUM. LUM fuori sede, diciamo così. Siamo molto felici che quest'oggi ci troviamo qui al Cinema Palazzo Occupato per molti motivi, per i rapporti che legano l'esperienza di ESC a questa straordinaria esperienza, a questa nuova occupazione. E siamo molto felici perché ESC era inutilizzabile e quindi il cinema è stato molto disponibile con noi. Vi segnalo da subito che il 30 marzo, il sesto appuntamento della LUM con Paolo Virno, si terrà invece a ESC, perché riusciremo ad aprire il 30 per poi fare un'inaugurazione dello spazio ristrutturato, insonorizzato, prima della pausa pasquale. Premessa, per motivi abbastanza ovvi non ho avuto modo di studiare come avrei voluto per preparare questa introduzione. Cercherò di raschiare un po' il barile delle conoscenze accumulate nell'ultimo periodo, in cui mi sono molto appassionato agli studi di economia politica, e soprattutto proverò a dire poche cose, semmai utili semplicemente a passare la parola a Christian, che ringraziamo molto di essere qui, di essere di nuovo nel seminario della LUM. Come sapete, quest'anno parliamo di proprietà, l'appuntamento di oggi dovrebbe provare a definire la questione della proprietà dentro la scena del capitalismo finanziario. Capitalismo finanziario che vive ormai una crisi, una seconda contrazione, come dice Rogoff, già da diversi anni, già da quattro anni. Io vorrei partire da un testo interessante che proprio Christian mi ha consigliato un po' di settimane fa, che è questo testo di François Morin, Un mondo senza Wall Street, c'è un punto interrogativo alla fine. Lui è un economista francese, vado avanti, tanto
quindi progressiva finanziarizzazione del welfare, dei servizi e soprattutto della gestione delle risorse previdenziali. I fondi pensione sono, diciamo, il punto d'innesco e il motore iniziale della finanziarizzazione del capitalismo globalizzato. Ma è proprio negli anni Ottanta che la gestione dei fondi pensione subisce una metamorfosi, da fondi che garantiscono sostanzialmente delle quantità fisse di rendimento per i pensionati, a fondi che vengono immessi nella scena del rischio e del gioco finanziario, quindi fondi che non hanno più una stabilità di rendimento, ma che hanno un rendimento non definito, diciamo così, una contribuzione stabile e definita, ma un rendimento aperto, indefinito o variabile, e cioè a stabilità di contributi non corrisponde una stabilità di rendimento. Questa novità è stata una novità decisiva nell'affermazione appunto dei fondi previdenziali privati, che hanno cominciato a promettere a stabilità di contribuzione appunto la possibilità di fare incassi giganteschi, cioè di ritrovarsi un domani con una pensione assai più elevata dei contributi effettivamente versati. E questo perché questi fondi venivano immessi nella dimensione dei mercati, del gioco, del rischio all'interno dei mercati, che appunto a partire dagli anni Ottanta si stavano modificando, stavano crescendo insomma in tanti modi, e stavano diventando decisivi nell'organizzazione, nella gestione più in generale del risparmio. Allora, questa mutazione, dice Morin, è una mutazione che trasforma i fondi di investimento, o meglio, che trasforma i fondi previdenziali in veri e propri colossi all'interno della scena capitalistica, all'interno della scena finanziaria del capitalismo globalizzato. Dei colossi che esportano questa modalità di funzionamento, cioè stabilità di contribuzione e però rendimenti aperti rischiosi, la esportano e la trasformano in un punto di forza dentro la gestione anche delle imprese. Cioè è la crescita che si determina tra gli anni 80 e 90 dei fondi pensione e più complessivamente dei fondi di investimento istituzionali che fa sì che il capitalismo tutto diventi capitalismo finanziario, fa sì che le imprese entrino dentro il gioco finanziario. E uno dei terreni che interroga, a mio avviso, in maniera molto stretta e molto radicale la questione della proprietà e del rapporto tra proprietà e capitalismo finanziario, credo che sia esattamente questo punto di incrocio, di intersezione tra colossi del mondo della finanza, diciamo così, ed imprese. Questa inserzione del mondo finanziario dentro le imprese e questa ridefinizione della governance gestionale delle imprese stesse. Perché dico che, a mio avviso, questo processo interroga il tema della proprietà? Perché l'ingresso nel mercato delle imprese, la questione della quotazione in borsa appunto delle imprese come elemento decisivo per essere imprese vincenti, in grado di contare, in grado di determinare anche la propria capacità di cattura sul mercato poi reale dei servizi, dei consumi e così via. Beh, io credo che questo processo in qualche modo abbia ridisegnato lo statuto della proprietà in generale dentro la scena capitalistica. In particolare mi sembra che uno dei punti che tocca questo libro, la questione del cosiddetto valore
valore aggiunto per gli azionisti, diciamo così. In inglese shareholder value, cioè quel valore fissato per gli azionisti e principalmente per i grandi colossi finanziari, i fondi di investimento istituzionali, i fondi previdenziali o gli hedge fund e così via. Ecco, la fissazione di valore per gli azionisti come elemento prescrittivo per la governance delle imprese diventa, a mio avviso, quell'elemento che ridisegna lo statuto della proprietà, ma in generale la gestione della forza lavoro dentro le imprese, la gestione dei processi di ristrutturazione delle imprese e quel rapporto malato e nello stesso tempo violentissimo tra mercati finanziari e processi appunto di ristrutturazione tecnologica o lavorativa delle imprese stesse. Oggi ci troviamo ogni volta di fronte al fatto che il problema di Marchionne, ma non solo di Marchionne, è che insomma Marchionne risponde al valore degli azionisti, al valore per gli azionisti. E questa risposta è una risposta che è segnata fino in fondo dal fatto che gli azionisti pretendono un valore che va ben oltre le capacità effettive che un'impresa può produrre e determinare soltanto all'interno del ciclo produttivo, diciamo così. E questo valore aggiunto si gioca interamente sulla speculazione finanziaria, cioè su un terreno che appunto prende in ostaggio la produzione e i processi produttivi materialmente organizzati nel rapporto con la forza lavoro e li condiziona in termini violentissimi. È evidente allora che insomma, rispetto alla questione della proprietà, le trasformazioni imposte dal capitalismo finanziario disegnano insomma un quadro nuovo. È di pochi giorni fa un articolo a mio avviso molto interessante uscito sull'inserto di Repubblica Affari e Finanza, quello del lunedì, in cui viene criticato per una volta in maniera diciamo aspra il capitalismo italiano, laddove il tema che ricorre in queste ore, in questi giorni, è il tema della scarsa produttività e dunque la necessità di procedere nella direzione tedesca. Sulla direzione tedesca ha scritto delle pagine ottime Sergio Bologna nel suo ultimo libro Vita da freelance, e però insomma il tema generale è che il problema è del lavoro, delle forme di contrattazione del lavoro, ci vuole maggiore flessibilità in entrata, maggiore flessibilità in uscita, proposto uno scambio che come al solito non viene fatto, cioè lo scambio flessibilità per un verso e universalità degli ammortizzatori sociali. Invece sapete che la riforma che il governo si appresta a varare con il consenso dei sindacati non prevede nessuna trasformazione in senso universalistico, almeno di qui fino al 2017, degli ammortizzatori sociali. Quindi ci troviamo dentro la solita sciagura italiana, cioè lo scambio che non c'è, come nel 92-93 si scambiò moderazione salariale con una crescita significativa del potere dei sindacati confederali per un verso, ma anche con la promessa di investimenti da parte delle imprese, innovazione e ricerca. Quegli investimenti non ci sono mai stati. Oggi si ripropone uno scambio che non c'è, e cioè togliere ai garantiti per dare ai non garantiti. Si tolgono effettivamente garanzie e diritti ai garantiti, ma non si dà nulla ai non garantiti. Detto questo, l'elemento secondo me interessante di quest'articolo, un elemento su cui riflettere, un punto in più per riflettere sulla questione proprietaria all'interno del capitalismo finanziario, è che questi articoli insistevano sul fatto che negli ultimi 20 anni il capitalismo italiano, che soffre di tantissimi problemi, piccole dimensioni e dunque sì, certo, le virtù della piccola e media impresa o dell'impresa familiare hanno funzionato per un periodo, sono virtù che non tengono più rispetto
alla competizione globale che si è inasprita soprattutto con l'emergere del colosso cinese, non solo. Ma credo che insomma, l'altro punto su cui insiste l'articolo sia un punto importante e interessante, cioè a partire dagli anni 90, dati alla mano, l'articolo testimoniava come il capitalismo italiano ha dismesso il rapporto con la dimensione produttiva e ha spostato i profitti interamente in investimenti sulla rendita immobiliare e finanziaria. Questo credo che sia un altro elemento che ci fa riflettere sul fatto che il capitalismo finanziario in generale diventa un'occasione per sfuggire dai condizionamenti che vengono posti dal rapporto materiale capitale-lavoro, per sfuggire e costruire elementi di condizionamento del rapporto capitale-lavoro nell'impresa, dunque il lavoro deve adeguarsi insomma, all'assoluto carattere mutevole, variabile di un'impresa che è completamente finanziarizzata e che gioca i suoi, diciamo così, obblighi di profitto sul terreno appunto della prescrizione imposta dal valore per gli azionisti, ma credo che ci segnali anche come la questione dei mercati finanziari sia una questione che sostanzialmente sta determinando, e in alcuni versi in termini decisivi, significativi, una sorta di esodo del capitale dalla sporca scena produttiva che presenta una serie di elementi di rischio appunto legati alla costitutiva conflittualità del rapporto capitale-lavoro su un terreno che è quello appunto del rischio finanziario e dei mercati. Questi brevi spunti come riflessioni, chiaramente insufficienti per parlare con Christian del tema finanza e proprietà, ma io dico anche per lasciare campo libero a Christian, per una relazione, che ci aiuti anche a fare il punto, sulla crisi che continuiamo a vivere, che sembra parzialmente arginata e contenuta da questo rinnovato protagonismo italiano, ma che in verità è contenuta dall'immissione di liquidità della BCE, insomma 1.000 miliardi in 3 mesi al tasso dell'1%. Questo significa ridurre lo spread, banalmente. Chiaramente è un'operazione tutta italiana, concertata tra Draghi, Monti e non solo, e però credo che la crisi non sia per nulla finita, le cose che cominciano già a parlare del possibile default portoghese, i rendimenti dei nuovi titoli di Stato emessi dalla Grecia, non quelli insomma, definiti poi dall'accordo per il default, tra virgolette, programmato, concordato, ma i nuovi titoli di Stato greci che insomma, garantiscono già dei rendimenti altissimi. Questi segnali ci indicano in maniera molto chiara che la crisi effettivamente non è ferma, ma continuerà a lavorare in Europa e non solo. Quindi su questi temi e non solo sul tema della LUM, insomma, passo la parola a Christian e vi ringrazio. Sì, ciao a tutti. Io partirei dalla fine di quello che volevo più o meno toccare, affrontare, cioè dalla situazione di, come dire, di tregua sostanzialmente che si è venuta a creare, di tregua sui mercati finanziari, che si è venuta a creare a partire dal novembre scorso, appunto con così, una serie di passaggi che, come diceva Francesco, partono dal nuovo trattato, dal nuovo patto di crescita e stabilità, dal Fiscal Compact, questo trattato intergovernativo, e dalla iniezione, dalla creazione da parte della Banca Centrale Europea, appunto in due momenti, di 1.000 miliardi, che sono molti, anche
se confrontati ad altre operazioni del genere dall'altra parte dell'Atlantico, di 1.000 miliardi di euro per appunto far fronte a quello che è stato effettivamente un rischio di collasso della zona euro nella seconda metà del 2011. E poi da ultimo con il piano di ricapitalizzazione delle banche entro giugno che mira a ristabilire delle condizioni, come dire, di accesso ai mercati dei capitali da parte delle banche e di uso del mercato interbancario per il loro finanziamento quotidiano. Cito queste cose perché effettivamente assieme hanno effettivamente rovesciato una situazione, o comunque, anche se magari provvisoriamente, ma insomma come pensiamo temporaneamente, ma hanno comunque rovesciato una situazione che si presentava un po' negli stessi termini di quanto era accaduto a partire dal fallimento della Lehman Brothers del settembre del 2008, della conseguente crisi del sistema bancario prima statunitense e poi mondiale. Allora, la prima cosa da dire è che questa forte iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea ha questo di particolare, che è stata fatta nel rispetto dell'articolo 123 del Trattato di Lisbona, che impedisce alla Banca Centrale Europea di creare liquidità per acquistare direttamente titoli di Stato, i buoni del Tesoro emessi dai singoli paesi dei Paesi membri per finanziare o rifinanziare il proprio debito, e quindi è un'emissione che viene fatta all'indirizzo delle banche commerciali, le quali a loro volta ne fanno quello che vogliono. E cosa hanno fatto di questi 1.000 miliardi? 800 miliardi li hanno ridepositati alla BCE e 200 li hanno utilizzati per acquistare buoni del Tesoro, sia soprattutto italiani e spagnoli. L'effetto lo si è visto, il famoso spread si è ridotto in modo importante, però questo tocca uno dei problemi, diciamo, centrali dell'architettura del sistema monetario europeo, il fatto che noi siamo comunque sempre in presenza di una banca centrale che non ha nulla di pubblico, è una banca centrale privata, cioè che emette moneta, questo è il primo punto a proposito della questione della proprietà, che emette moneta su domanda delle banche commerciali che a loro volta poi utilizzano per fare degli investimenti. Nel caso più recente, questo ha significato da una parte investire i soldi necessari per abbassare lo spread, per abbassare i rendimenti sui buoni del Tesoro dei paesi che come l'Italia e la Spagna in particolare stavano correndo i peggiori rischi più gravi, però d'altra parte ha significato non erogare credito all'economia, insomma all'economia privata, alle famiglie, e questo evidentemente è una delle conseguenze di questa specificità dell'architettura della banca centrale europea rispetto per esempio alla Federal Reserve, dove politiche di quantitative easing, di diciamo alleggerimento quantitativo, come si dice, cioè di creazione di liquidità per acquistare buoni del Tesoro, viene fatto direttamente tra la Federal Reserve e il Tesoro e non passando attraverso le banche. L'effetto è indiretto, perché questo significa abbassare comunque i tassi di interesse, però se vogliamo è un modo di creare liquidità che va più direttamente a sostenere quelle che sono delle politiche economiche diciamo centrali, statali.
Non so, credo che questa sia la spiegazione per la quale comunque gli Stati Uniti stiano conoscendo una crescita, certo non fenomenale, insomma, della loro economia, mentre che in Europa probabilmente questa crescita tarderà a manifestarsi. L'altra questione che mi sembra importante a proposito di questa fase di tregua è vedere in che misura effettivamente è una tregua che è funzionale al rilancio dell'economia. Allora su questo mi sembra che ci sia un consenso abbastanza forte fra gli economisti e gli analisti nel dire che queste misure, il fiscal compact, il patto di crescita e le misure di ricapitalizzazione delle banche sono destinate a produrre degli effetti depressivi, non di rilancio della crescita. Pensate che per esempio una delle condizioni poste da questi obiettivi del fiscal compact è quella di come sapete, ristabilire ritornare quel famoso rapporto fra deficit e PIL del 3% e di ritornare quei parametri di Maastricht, appunto del 60% del debito pubblico riferito al PIL. E questo significa che a partire credo dal 2015-2016 i paesi membri dovranno ridurre di un ventesimo all'anno, quindi per 20 anni, quella parte del debito che eccede il 60% del prodotto interno lordo. Per l'Italia in soldoni è stato calcolato che questo significa fare una manovra finanziaria che si aggira attorno ai 40-45 miliardi l'anno. Quindi voi capite che le manovre che avete vissuto, da quelle di Berlusconi, Tremonti, a quelle di Monti, sì, assieme credo che toccano gli 80 miliardi, se non sbaglio. Però insomma questo significa che botte pari a tipo 45 miliardi, 40-45, addirittura alcuni dicono 50 all'anno, molto difficilmente contribuiranno a far uscire l'Italia, e non solo l'Italia, dalla situazione di crescita. Quindi il prezzo della stabilità dei mercati, che si è visto anche con un rilancio, cioè una certa effervescenza, insomma, anche se molto così incerta sui mercati borsistici, per esempio, il prezzo di questa tregua, di questa fase di tranquillità è quello di un rialzo del rischio di, o della spirale al ribasso della crescita economica. Allora, alcuni si chiedono ovviamente come poter contrastare questi effetti depressivi, no, dovuti alle manovre finanziarie imposte dall'Unione Europea. Certo che noi in Europa non possiamo fare affidamento alla crescita demografica, per dire, diversamente dagli Stati Uniti, dove l'immigrazione gioca un ruolo positivo per quanto riguarda i tassi di crescita. Credo che l'immigrazione contribuisce per qualcosa come l'1% al tasso di crescita, proprio perché l'aumento demografico significa maggiore attività, costruzione di scuole, di appartamenti, di case, eccetera, e questo di per sé aiuta, insomma, alla crescita. La crescita in Europa, noi abbiamo un aumento della popolazione pari allo 0,3% annuo, che però viene annullato dal punto di vista dell'aumento della popolazione attiva, della forza lavoro, dall'invecchiamento della popolazione. Quindi su questo fronte demografico non abbiamo, come dire, chance di avere un contributo, come dire, a meno che, e qui però si aprirebbe tutto il discorso
sul ruolo della migrazione, sulla difesa dei diritti degli immigrati, eccetera, sull'apertura delle frontiere piuttosto che sulla chiusura, volessimo appunto attingere molto di più ai flussi migratori di quanto non stiamo facendo. L'altro elemento al quale di solito in queste analisi si fa riferimento è il progresso tecnologico, solo che il progresso tecnologico oggi è il progresso tecnologico che nel medio-lungo periodo contribuisce per l'1-1,5% insomma alla crescita del PIL, secondo io. Insomma, i dati storici, nel caso europeo, ma non solo, è anch'esso, come dire, penalizzato dal fatto che c'è una scarsa utilizzazione degli impianti, insomma, e quindi addirittura è calata al 70-80%, quindi prima di investire in nuove tecnologie, gli imprenditori semmai cercheranno di aumentare l'utilizzo degli impianti, no? E quindi noi abbiamo di fronte uno scenario, se vogliamo, di come minimo di stagnazione. Io non faccio altro che riportarvi un po' quello che sono le analisi ricorrenti, insomma, in questi giorni, in queste settimane, come minimo uno scenario di stagnazione, dicevo, che avrà tre conseguenze sostanzialmente. La prima è quella di inasprire, come dire, acutizzare quella che è una delle radici della crisi della zona euro, e cioè la divergenza fra la competitività di paesi come l'Austria e la Germania, che è cresciuta negli ultimi 10 anni, e quella dei paesi periferici, con in mezzo il gruppo dei paesi come la Francia, eccetera, che sono rimasti, il Belgio, l'Olanda, la Finlandia, che sono rimasti piatti da questo punto di vista. Questo divario, notate bene, che è una delle ragioni che ha portato ad evidenziare la incapacità o l'impossibilità da parte della moneta unica, dall'euro, uniformare, insomma, di armonizzare la crescita in Europa. È una delle ragioni per la quale io continuo a pensare che alla fine di questa fase, che non so quanto durerà, perché appunto Francesco già accennava ai dati del Portogallo di ieri, quindi noi siamo in una fase nella quale è molto altalenante, dove vedremo un continuo rincorrere, una continua rincorsa da parte della BCE, del Fondo Monetario e della Commissione Europea, di situazioni di fallimento, di default, insomma. Però tutto sommato è una fase altalenante alla fine della quale io continuo a credere che l'Europa si spaccherà con la creazione di due zone monetarie, una forte e una legata appunto alla Germania, e un'altra debole. Però insomma, su questo capite, siccome non è da oggi che lo dico, è da un po' di tempo, devo anche un po' moderarmi, perché primo non ci crede nessuno, secondo perché qua ci scontriamo con una dei nostri problemi di valutazione politica, e cioè noi non riusciamo mai ad azzeccare i tempi, perché il tempo è veramente tutto in politica, e soprattutto in questo genere di politiche, e qui stiamo giocando alto, qui si sta giocando con una vera rivoluzione dall'alto, e forse noi che da 30 anni seguiamo il liberismo, le privatizzazioni, insomma, tutta questa grande trasformazione, eccetera, forse dobbiamo riconoscere che il bello sta arrivando adesso, insomma, che abbiamo passato 30 anni, insomma, di palestra, di allenamento, in vista di quello che è effettivamente uno scontro molto forte, molto più forte da qui in avanti, nei prossimi anni. Però non c'è dubbio che questo
come dire, questa divarificazione fra paesi ad alta competitività e paesi a bassa competitività, come si dice, sia il riflesso di quello che è stato dicevo, la vera costruzione dell'euro. L'euro cosa ha significato negli ultimi 12 anni? Ha significato sicuramente un abbassamento dei tassi di interesse per i paesi deboli, scusate, e un leggero aumento dei tassi di interesse, quindi una convergenza verso la media, insomma, e quindi verso il basso dei tassi di interesse. Ma ha significato l'euro, come sappiamo, l'impossibilità per i paesi di ricorrere alla svalutazione nei casi in cui la competitività, per ragioni diverse, dal blocco operaio, dagli scioperi, dagli aumenti salariali, eccetera, veniva meno. E questa impossibilità di ricorrere alle svalutazioni, cosa ha fatto? Ha costretto i paesi a specializzarsi. Per esempio, i paesi come la Germania hanno puntato tutto sui settori dove loro erano più forti, insomma, come l'industria di esportazione della metalmeccanica, della metallurgia, delle imprese di punta, insomma, tecnologicamente avanzate. Gli altri paesi, in particolare i paesi periferici, si sono concentrati sui servizi, anche perché c'era questa abbondanza di capitale dovuta appunto all'abbassamento dei tassi di interesse. E la differenza tra gli uni, i primi e gli altri, consiste nel fatto che i servizi, buona parte dei servizi, non possono essere esportati. Quindi una delle ragioni per le quali i paesi del sud hanno visto crescere i loro disavanzi verso l'esterno, verso sia il commerciale che sia la bilancia dei pagamenti, è stato proprio il fatto che l'euro, avendo costretto a questo tipo di specializzazione, ha approfondito questa divaricazione fra paesi forti, cosiddetti paesi deboli. Allora, questa è la prima conseguenza. La seconda è che le imprese sono disincentivate a fare investimenti perché il contesto tutto sommato non incita a nessuno a fare investimenti. Pensate che le grandi imprese sono sedute su delle montagne di liquidi, di cash e le hanno lì in tesoreria o li investono appunto quando conviene sui mercati finanziari, ma non li investono. Non investono in processi produttivi. Allora, qua si tocca un altro punto che secondo me ha a che fare con la natura del capitalismo finanziario alla quale tu accennavi, che è venuto affermando negli ultimi 30 anni. Allora, il capitalismo finanziario, lo sappiamo, ha le sue origini negli anni 70, ha le origini nella crisi del Fordismo, una crisi economica. Dalla crisi petrolifera in poi, dall'iperinflazione, dalla svalutazione del dollaro, una crisi legata sostanzialmente al fatto che il capitale non succhiava più plusvalore, insomma, qui veramente bisogna recuperare le origini politiche economiche della crisi del modello fordista, una crisi decretata, se vogliamo, dalla crescita di un contropotere, insomma, operaio che va assolutamente rivendicato, secondo me, perché anche coloro che oggi guardano quegli anni devono riconoscono che quello è stato il punto di svolta, ma una crisi anche, come dire, politico-culturale che ha posto le basi, insomma, di quella che è stata poi la metamorfosi, insomma, del post-fordismo, e cioè il fatto che il post-fordismo fondamentalmente, e qui sono d'accordo con quelli come si chiama, Montesquieu e Chapelot in Francia, sostengono che il post-fordismo, come dire, è una metabolizzazione se vogliamo, del pensiero critico, insomma.
insomma, è una capitalizzazione di quello che erano state le rivendicazioni dal basso, insomma, quello che spiega anche poi l'ambivalenza di tutti questi ultimi 30 anni del postmoderno, del postfordismo, eccetera, la convivenza di due anime, insomma, in uno. Mi ricordo appunto di quegli anni c'era un articolo, un editoriale del Financial Times che diceva bisogna capitalizzare la rivoluzione, e così hanno fatto. Se voi guardate a tutti i tratti salienti del modo di produzione postfordista, è una ripresa, come dire, rovesciata di quelle che erano le spinte dal basso, insomma, dallo small is beautiful, no? Contro il gigantismo industriale, fino alla fabbrica virtuale, no? L'impresa virtuale minimalista, all'esodo dal lavoro salariato, insomma, con la nascita di tutto quel bacino di lavoro autonomo, insomma, voglio dire, alla rivendicazione tutto sommato di un rapporto più flessibile col lavoro, che poi si è rivelato quello che si è rivelato, un rapporto precario più che oltre che flessibile, insomma. Ecco, allora, comunque quella crisi deve restare ancora il nostro punto di partenza, perché sicuramente è una crisi che si presenta nella forma classica della crisi da sovrapproduzione, insomma, saturazione dei mercati e impossibilità comunque di rilanciare la domanda con le stesse modalità di aumento salariale, perché lì c'era il problema politico di un potere operaio, insomma, che andava distrutto, che andava poter operare in senso lato, anche l'altro, però di fatto non se l'è vista tanto bene. E dunque cosa succede da quel momento in poi? Perché qua sull'interpretazione della finanziarizzazione io credo che ci siano ancora dei punti sui quali almeno io non mi sento molto a mio agio con le tesi che pur sono corrette, condivisibili, eccetera, ma che secondo me non vanno abbastanza a fondo. Cioè, è sicuramente quello che è successo è che il capitale, le grandi corporation, le grandi imprese, eccetera, hanno, proprio a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto ricorso ai mercati finanziari, hanno, come dire, utilizzato i profitti, li hanno finanziarizzati, come dire, non li hanno reinvestiti in processi, nell'espansione dei processi produttivi. Si è parlato di sciopero degli investimenti, eccetera, e di ricorso a quella macchina che produce denaro, mezzi di denaro, che sono i mercati borsistici, che sono i dispositivi di credito di cui le grandi imprese hanno potuto beneficiare abbondantemente proprio per evitare la caduta del loro saggio del profitto. Sta di fatto che dal punto di vista delle imprese, dei settori, diciamo così, del fordismo, il tasso di profitto è rimasto basso durante i 30 anni successivi fino ad oggi. Sono rimasti bassi i tassi di investimento e certamente è rimasto basso il tasso di crescita dei salari. I salari sono reali, sono addirittura regrediti. Quello che invece è cresciuto è il comparto finanziario. Comparto finanziario che, non dimentichiamolo mai, è stato, come dire, ha avuto i suoi pulsi maggiori proprio all'interno delle grandi corporation. Si cita spesso la General Electric, la General Motors, eccetera, in cui il ramo finanziario è di qualche punto superiore al oltre il 50% del ramo, come dire, direttamente produttivo, industriale, sia perché fanno speculazioni in borsa, eccetera, ma sia perché hanno sviluppato tutto il sistema della vendita, come dire, delle automobili, di cui c'è permanentemente una sovrapproduzione pari a 22 milioni di auto, che messe una sopra l'altra ci portano su fino alla luna, e tali per cui quando Marchionne dice 3 auto su 4 in Europa sono finanziate, vuol dire che 3 auto su 4 sono comprate in leasing o ratealmente, insomma, e questa è la finanza che parte dalle industrie, come dire, direttamente, come dire, che segnano una continuità rispetto al fordismo, ma anche una discontinuità, insomma.
in discontinuità in senso finanziario. Allora, noi abbiamo un aumento, pensate che nel 1980 il volume di attività finanziarie globali, mondiali, era pari al PIL mondiale, d'accordo? 30 anni dopo equivale a 354% dello stesso PIL mondiale, d'accordo? Quindi c'è stato un aumento di 356 volte, un tasso di crescita pari al 354%, una roba impressionante. Allora, qui per esempio io non sono d'accordo con coloro che distinguono fra profitti industriali e profitti finanziari, no? Mettendo i secondi contro i primi, no? Come se appunto si continuasse a ragionare in termini fordisti, insomma, pre-crisi degli anni 70, perché, non so, basterebbe andare a vedere Marx nel terzo volume del Capitale, quando inizia a trattare il capitolo sulla caduta tendenziale e saggia del profitto. Lui dice a un certo punto, dal punto di vista dell'analisi teorica, non c'è alcuna distinzione, non si può fare una distinzione fra i due tipi di profitto. Quindi su questo addirittura Giovanni Arrighi aveva scritto delle pagine importanti, appunto sul fatto che noi siamo un po' vittime di una un'ortodossia marxista novecentesca che continua a contrapporre i due. Ci sono ancora oggi dei marxisti che vedono l'aumento di questa ipertrofia finanziaria come in termini parassitari, anti-economia reale. Quello che sicuramente è successo è che noi abbiamo assistito, tenendo assieme appunto profitti industriali e profitti finanziari, abbiamo assistito a una forbice a partire dal 1980 in poi, fino alla crisi del subprime iniziata nel 2007. Un tasso di accumulazione piatto, dove per tasso di accumulazione si deve intendere l'insieme degli investimenti in capitale fisso e l'insieme degli investimenti o delle spese per salario. Quindi messi assieme su scala globale noi abbiamo una curva piatta, mentre abbiamo una curva che va verso l'alto per quanto riguarda i tassi di profitto, appunto sommando quelli piatti che sono rimasti fermi ai livelli della crisi della sovrapproduzione degli anni 70 e i profitti finanziari. Allora, un altro punto sul quale bisogna sempre ricordarsi è che in termini marxiani i profitti vanno perlomeno trattati nelle loro due dimensioni, una dimensione di plusvalore e la dimensione però della realizzazione del plusvalore. Tu non hai profitti se non vendi merci incarnanti plusvalore. Il fatto di avere nel parco macchine, nel parco stoccate delle merci che rappresentano il plusvalore non significa che questo sia profitto, devi assolutamente realizzarlo, vendere. Allora, in mancanza di aumenti salariali noi sappiamo che quel gap fra la domanda e il plusvalore è stato colmato non dalla spesa pubblica deficitaria, bensì dalla spesa finanziaria deficitaria, dalla creazione di rendite a mezzo di indebitamento. No? Abbiamo avuto due forme di aumento della domanda, una quella delle rendite finanziarie, che hanno alimentato anch'esse non solo in termini di consumo di beni di lusso, ma di consumo tout court, la realizzazione del plusvalore, e poi abbiamo avuto l'aumento del debito privato delle famiglie, insomma, e questo non solo negli Stati Uniti, ma anche sempre di più, come si è visto poi in Spagna e recentemente anche proprio in Italia e anche in Svizzera, in Svizzera parlare di debito privato, un paese calvinista,
Sembra una cosa impossibile, pure noi, in fin dei conti, in termini di rapporto fra debito privato e reddito disponibile, abbiamo un rapporto superiore alla media americana. Vabbè, noi abbiamo una percentuale molto elevata di debito ipotecario, però capirete che questo va veramente contro la storia della riforma. Allora, questo gap è stato colmato, se volete, da una sorta di keynesismo finanziario, no? Dove i meccanismi tipici del deficit spending sono stati, come dire, privatizzati. Ogni famiglia, ogni economia domestica è diventato, come dire, un centro di produzione di una domanda aggiuntiva a mezzo di indebitamento. Ora, questa operazione ha funzionato tenendo conto di almeno due aspetti, che comunque rispetto ai 30 anni gloriosi del fordismo, durante i quali non c'è stata non una crisi finanziaria né bancaria di importante, dal 1973 alla fine degli anni, insomma verso il 2008, ci sono state 160 crisi finanziarie, 160 crisi finanziarie e 54 crisi bancarie, tenendo conto di tutte le più piccole, le più grandi, eccetera, naturalmente tenendo conto di quelle che si sono date nel corso, a partire dagli anni 80, nei paesi latinoamericani che si sono trovati strozzati dall'aumento dei tassi di interesse decisi dalla Federal Reserve nell'ottobre del 79, con le politiche monetariste, insomma, di Paul Volcker, e ovviamente ispirate a Milton Friedman, no? Dunque, quindi, noi abbiamo un capitalismo finanziario che è caratterizzato dalla crisi. Si potrebbe dire che diciamo che il capitalismo finanziario cresce a mezzo di crisi. La crisi è consustanziale alla crescita, è, come dice Minsky, inerente, no? Intrinseca e ciclica. E questa è una sua caratteristica principale, sulla quale non possiamo non soffermarci, perché queste crisi sono quelle che allargano la diseguaglianza, che strappano, estraggono ricchezza, spostano ricchezza, fanno aumentare la concentrazione proprietaria in modo fenomenale, fenomenale, no? Se voi pensate che ci sono, quante sono, lo dicevi tu l'altra sera, 147, no? Le corporation che controllano il 40% insomma, sono cose pazzesche, insomma. Ci sono 5 hedge funds che regolano praticamente l'85% del mercato, no? Insomma, son cose che, insomma, danno la misura di cos'è il potere, no? Da questo punto di vista, il potere proprietario. L'altra cosa è che diciamo, il capitalismo finanziario, da questo punto di vista, cambia radicalmente anche il rapporto fra espansione e crisi, insomma. Qual è una delle caratteristiche, per esempio, distintive del modo di funzionare della finanza? Ed è questo, che all'opposto di quello che succede su un qualsiasi mercato no, di scambio dei beni ordinari, nella finanza o nell'economia finanziaria, quando aumenta il prezzo di un attivo, quando pensate alla casa, nel caso della crisi del subprime, quando aumenta il prezzo della casa, che da valore d'uso si è trasformato in valore speculativo, normalmente sul mercato dei beni ordinari la domanda decresce, d'accordo? Cresce il prezzo e c'è meno possibilità di comprare. Ecco, sui mercati finanziari non succede questo, aumenta la domanda. Aumenta la domanda perché, da una parte, tu proprio nell'aumento del prezzo vedi la possibilità di fare un guadagno se lo compri, e lo compri indebitandoti, ricorrendo al credito bancario. La banca, vedendo diciamo, il collaterale, per così dire, aumentare di prezzo, sarà pronta a finanziarti
questo acquisto, questo vale per la casa ma vale per qualsiasi titolo quotato in borsa, azionario, obbligazionario, eccetera. E quindi noi abbiamo questo tipo di situazione, per cui anche da questo punto di vista lo stesso rapporto, come dire, proprietario con il, no, rispetto al valore d'uso, qualsiasi valore d'uso, insomma, fosse solo quello di usare un acquisto di titoli per fare un guadagno, va visto alla luce di questa dinamica che è veramente specifica della finanza e di un'economia finanziarizzata come quella con la quale noi abbiamo a che fare. Quindi questo è l'altro aspetto che va tenuto conto quando vogliamo ragionare sulle caratteristiche, insomma, di questo capitalismo finanziario. Insomma, tanto per dire, quando, perché è stato possibile ai famosi ninja, no? No income, no jobs, no asset, no? I poveri, diciamo, accedere alla proprietà dalla casa, no? Nel sogno americano della casa. Ma perché i prezzi aumentavano? E aumentavano in una situazione di sovrapproduzione. Guardate che il mercato immobiliare americano a partire dal 2003 conosce un eccesso di beni immobiliari rispetto alla domanda. La possibilità attraverso i famosi mutui, subprime, appunto a questi ninja, attraverso la cartolarizzazione che ha moltiplicato, ha aumentato ancora di più il volume del credito ipotecario, tirando fuori dai bilanci questi crediti che altrimenti sarebbero stati congelati e improduttivi, come era sempre stato in passato, la creazione di una domanda aggiuntiva di questo tipo ha permesso di acquistare tutta questa, di ridurre o di eliminare questo sovrappiù di case, diciamo, sul mercato immobiliare, no? E questo perché? Precisamente perché l'aumento dei prezzi delle case, giustificava il ricorso anche al debito per l'acquisto di queste stesse case. Naturalmente questa curva dei prezzi verso l'altro, a un certo punto per il rallentamento del numero di persone che entrano dentro questo gioco, si inverte, quindi, ed è qui che comincia la crisi, ed è qui che quelli che sembravano degli attivi si trasformano rapidissimamente, e questo succede tra il 2006 e il 2007, in passivi, insomma, e quindi scatta il processo opposto, quello della vendita, e che aggrava ancora di più la caduta dei prezzi, quello del pignoramento e via di questo passo. Quindi questa è una caratteristica. L'altra caratteristica, secondo me, che va tenuta presente quando si vuole ragionare sui problemi della proprietà oggi, è il funzionamento stesso dei mercati finanziari, perché tu hai detto, appunto, abbiamo detto di questa forte concentrazione di capitale, sto parlando troppo lungo, devo... No, no, tutto questo poteva. Se mai invitalo qua, facciamo una chiacchierata. E l'altra caratteristica, dicevamo, appunto, della concentrazione proprietaria, però anche qui io devo dire che vedo in questo un po' un residuo dell'ortodossia marxista, insomma, è tutto vero, però i mercati finanziari come funzionano? Funzionano sul mimetismo. È sull'imitazione dell'altro, cioè c'è quel processo, come dire, dello sciame, del gregge, no? Che segue l'onda, e questo alcuni l'hanno spiegato ricorrendo addirittura alla dimensione antropologica, no? Dell'investitore. L'investitore, come tutti noi, non so, pensate a René Girard, ripreso da alcuni economisti molto bravi, francesi, l'investitore è portatore di un deficit di informazione, un manco d'essere, diciamo così, che gli impedisce alla sua idea di proprietà e di ricchezza
di essere quella necessariamente vera. Quindi guarda all'altro per trovare nell'altro, un po' esattamente come il beauty contest, no? Quel gioco del concorso di bellezza citato da Keynes nel capitolo 12 nella sua teoria generale, in cui si chiede a dei giornalisti di eleggere, non di eleggere la più bella, la cosa consiste in questo, di scegliere quella che secondo i partecipanti al gioco sarebbe o dovrebbe essere la più gettonata. Allora tu non è che decidi della bellezza, se vogliamo in questo caso, delle ragazze che partecipano a questo gioco in base ai tuoi criteri personali. I tuoi criteri personali non contano, non conta il giudizio di valore, no? Come se ci fosse un valore sostanziale, no? Conta il giudizio che tu dai in base a quello che tu pensi essere il giudizio degli altri, d'accordo? Quindi c'è una razionalità mimetica che mette completamente in discussione la possibilità stessa di parlare di valore in termini sostanziali, no? Ci sono degli economisti, André Orléans, nel suo ultimo libro, per esempio, L'impero del valore, sono categorici su questo, negano la possibilità stessa di parlare di valore in termini sostanziali, sia dal punto di vista, se vogliamo, del marxismo classico, sia dal punto di vista dell'economia neoclassica, secondo la quale c'è un valore sostanziale nella misura in cui, avendo tutti i partecipanti al gioco borsistico, finanziario, la possibilità di avere le stesse informazioni, alla fine l'investimento, la scelta di investire su questa bottiglia sarà effettivamente la scelta razionale, perché questa rispecchia un valore soggiacente, sostanziale, che è determinato appunto dall'unanimismo informativo, o comunque da una condivisione. Allora, questo vuol dire che sui mercati finanziari comunque noi abbiamo a che fare con un problema, se vogliamo. Per esempio, siamo d'accordo che non esiste più un valore che possiamo in un qualche modo al quale possiamo fare il riferimento. Il valore effettivamente è un valore determinato da questa razionalità mimetica, simile a questo concorso di bellezza, dove io non è che scelgo una cosa in base a quello che è il mio giudizio, ma in base alla credenza collettiva. Qui vengono fuori i temi, no? Alla Benjamin, alla Nietzsche, insomma, no? Sulla dimensione religiosa, no? Del capitalismo dalle sue origini, insomma, e che però naturalmente ci pongono dei problemi, pongono delle questioni dal punto di vista di come agire qui dentro, no? Qual è la proprietà, la natura della proprietà in un'economia dentro la quale la proprietà e il suo valore sono determinate collettivamente, in questo modo mimetico? Questa è una domanda che butto lì, perché secondo me ha a che fare con l'elaborazione di strategie anche politiche dentro le quali noi, ecco, dobbiamo cimentarci per elaborare appunto delle strategie che appunto siano all'altezza di questo tipo di capitalismo. L'ultima cosa, poi smetto, a proposito dell'interpretazione del capitalismo finanziario, dove secondo me non c'è ancora chiarezza, dicevo appunto, tu l'hai citato, insomma, all'inizio, prima nell'introduzione, di questa difficoltà, al mio modo di pensare, dell'impossibilità di distinguere fra economia reale e economia finanziaria. Diciamo che brutalmente
rispetto all'analisi classica dove la finanza, no, nel ciclo, diciamo, nel circuito del capitale si situa, come dire, alla fine, diciamo, del denaro merce primo, denaro primo, quando c'è un problema di realizzazione dei profitti, si ricorre alla finanza per, come dire, complementare, no? Per trovare un sostituto ai profitti che non si riescono più a realizzare nel processo direttamente produttivo. Rispetto a questo circuito del capitale, abbiamo già visto come dire, la stessa definizione del salario oggi è fortemente inficiata dal punto di vista delle grandezze del valore, nel senso che comunque oggi tu necessariamente compri attraverso il credito, insomma. Guardate che, fra l'altro, questa questione qui ha avuto degli sviluppi storici assolutamente impressionanti. La moneta scritturale, che è moneta di credito debito, quella che viene emessa, se vogliamo, per esempio da una banca che ha un 15% di riserva in forma di moneta fiduciaria, che sono i soldi che abbiamo qui, quindi un 15% ti permette di creare 6 volte di più una massa di crediti, di moneta, se vogliamo, scritturale, che poi può moltiplicarsi ancora molto di più con l'effetto leva. Allora, noi siamo in una situazione nella quale il 90% della moneta, il più del 90% della moneta di quello che chiamano la moneta in circolazione, è moneta scritturale, è debito. No, quindi tutta la costruzione economica delle società odierne è basata sul debito. E poche storie, cioè non c'è, capite? E diventa molto difficile a questo punto in un qualche modo fare riferimento a un valore, come dire, sostanziale, no? Come nella classica teoria del valore lavoro. Però quello che diventa sostanza, quello secondo me, è la capacità del denaro debito, del debito, se volete, della moneta scritturale, di comandare il lavoro. Ecco, secondo me il concetto di sostanza va, come dire, riabilitato alla luce di coloro che desostanzializzano tutto, no? In modo postmoderno, insomma, come se tutto fosse interpretazione. Ma secondo me c'è qualcosa, se vogliamo, di Marx, no? In questo concetto di sostanza che va da qualche parte, come dire, riabilitato. E non è una sostanza a monte, no? Quella che puoi quantificare sulla base del tempo di lavoro socialmente necessario, ma è una sostanza in termini di trasformazione del denaro, diciamo, emesso, se vogliamo, ex nihilo, eccetera, di comandare lavoro. Allora, in questo senso, e concludo, credo che quello che noi abbiamo fatto assieme, insomma, in tutti questi anni, quello di lavorare non solo sulla finanziarizzazione, ma prima addirittura sulle trasformazioni della forma azienda, del processo produttivo, così come si è dato nel post-fordismo, ci aiuta a capire che questo problema ha a che fare con, diciamo così, con il comune, no? Con i beni comuni, nel senso che la forma impresa nel post-fordismo è una forma impresa che ha fatto dell'esternalizzazione, della captazione di valore prodotto al di fuori dei processi direttamente produttivi la sua ragion d'essere, no? E questa captazione passa attraverso, certo, le privatizzazioni dei beni pubblici, no? Dei servizi pubblici tendenzialmente, ma soprattutto, e qui credo che sta anche un certo discrimine da parte nostra, sta nella messa al lavoro, a valore, insomma, e capitalistico di quello che di più comune c'è nell'uomo, insomma, tra gli uomini, e quindi tutto il discorso sul linguaggio, la capacità relazionale, comunicativa, eccetera, tutte quelle cose, insomma, no, che fanno di noi, adesso, insomma, ho vergogna perché sono tutti temi che io ho imparato leggendo i vostri
i vostri contributi, insomma, da Paolo Virno a Francesco e tutti voi. Ma voglio dire, è solo per dirvi che questa questione del comune ha a che fare con cosa? Col fatto che in realtà nel capitalismo finanziario la produzione di rendite, no, ha qualcosa a che fare, se vogliamo, ha un riferimento, va posta in relazione alla capitalizzazione del comune. Ecco, è per quello che io non mi sento di dire che la rendita è, come dire, è parassitaria. La rendita poggia su delle basi, come dire, di valore, su delle basi produttive che hanno a che fare con questa messa al lavoro del comune. Vabbè, io mi fermo. Grazie. Io ringrazio tantissimo Christian per questa relazione splendida, davvero molto utile per tutti noi, e mi chiedo se ce la facciamo, o meglio vi chiedo se ce la facciamo già adesso a fare domande, o se vogliamo concederci i consueti 5 minuti di pausa e poi riprendiamo. Pausa, facciamo pausa, fumiamo una sigaretta e poi riprendiamo.